lavoro, diciamo, sostanzialmente essendo il primo, è una presentazione in qualche modo. Quindi è molto magari introspettivo per questo e avevo necessità, appunto, come dico spesso, di collegare dei pezzi di un puzzle che potessero appunto andare a rappresentarmi, no? In qualche modo per qualche tematica che reputavo importante da presentare appunto come inizio percorso, ecco. E quindi qui la mappatura di queste cinque canzoni che sono state appunto selezionate con questo criterio. Diciamo che sapevo benissimo che arrivare con un brano del genere avrebbe significato ad un pubblico che non mi conosce, ok, quindi quest'artista fa questa musica qua. E penso sia in realtà un problema generale per tutti, poi si è più o meno bravi a discostarsi, diciamo, da questa categorizzazione. E io semplicemente, da buon cantautore, ho semplicemente pensato di farlo con i miei inediti e di conseguenza far trasparire questa cosa qui appunto all'interno dell'EP. Diciamo, il programma alla fine è un qualcosa che vuoi o non vuoi ti categorizza, perché semplicemente le persone ti vedono per la prima volta sedute sul proprio divano e se piaci per la prima esibizione che hai fatto, probabilmente vieni anche un po' idealizzato, no? E quindi, diciamo, rimanendo coerente con quella che era Doccia Ghiaccia come brano, quindi ti parlo di melodie, scrittura strumentale, mi sono mosso per poter far vedere anche queste altre sfumature in modo tale poi magari, appunto, come dicevo prima, con un secondo passo avanti in più poter spaziare maggiormente senza appunto stranire l'ascoltatore, ecco. Ma allora, diciamo che la canzone in sé è probabilmente la più ampia, cioè è forse la canzone che o meglio, non la più ampia forse, ma la più calorosa, nel senso che credo possa trasmettere a più persone rispetto alle altre un sentimento concreto. E poi sì, diciamo, è diventata title track tra un dubbio e l'altro dal momento in cui appunto con i ragazzi di Asian ci siamo resi conto di quanto perderci nell'attimo posso effettivamente racchiudere un sacco di significati che erano tutti significati che stavo, diciamo, tirando fuori come, non lo so, insieme di parole chiave, no? E quindi perderci nell'attimo un po' per la frase stessa che racconta una situazione, penso, comune a chiunque, non mi vorrei sbilanciare, però presto o tardi, no? Penso per tutti arrivino quei momenti in cui ci si trova a fare qualcosa non per noi stessi, a dire qualcosa non per noi stessi, a guardare qualsiasi cosa, insomma. E quindi a perderci all'interno degli attimi in questo senso. E quindi sì, diciamo non do più importanza a questo brano rispetto agli altri, però credo che possa essere forse il più esemplificativo per trasmettere qualcosa che avevo bisogno di trasmettere, ecco, questo sì.